Viaggio nel Grest di Adano, ultime battute per il Grest della Chiesa Madre di Adano che si concluderà il 20 luglio, è iniziato il 26 giugno, quindi già quasi 3 settimane da raccontare con le attività dei ragazzi appunto della Chiesa Madre. Allora Enza Gullotta, spieghiamo com'è stato questo Grest quest'anno. Diciamo che il Grest è sempre vecchio e sempre nuovo allo stesso tempo, ogni anno ci programmiamo, ci organizziamo, ma è sempre una novità perché i ragazzi cambiano, cambiano gli animatori, cambiano non nella persona fisica, ecco, quanto nella loro crescita, nelle loro esperienze di vita, quindi è sempre una novità ogni anno, magari le attività restano uguali, cambia il tema, quest'anno il tema è stato scelto a livello interparrocchiale di farlo unificato e questo ci ha uniti tutti, abbiamo tutti la stessa stampa nelle magliette, abbiamo il tema unico, è stato scelto questo cartone con un retro tema che è portatori di pace, quindi sì, facciamo il Grest ogni anno, ma non è mai uguale, puoi programmare tutte le volte che vuoi, non sarà mai uguale perché noi cambiamo in base alle nostre esperienze, alla parola, all'ascolto, a tutto quello che avviene nelle nostre vite. Certo, allora Enza, un Grest che ci cambia dentro, ricordiamo quali sono state le attività. Le attività ormai siamo proprio alle battute finali, quindi ci prepariamo alla finale di giorno 20, faremo una serata per i genitori e per i bambini proprio a raccontare quelle che sono state queste 4 settimane. Le attività che facciamo regolarmente sono ballo, cucina, calcio, teatro e lavoretti o comunque laboratorio artistico. E i bambini si sono divertiti, quelli di ballo prepareranno un ballo per la finale, i lavoretti hanno fatto tante cose carinissime, portachiavi, questo, quella, fiori, preparano sempre tante spizzerie, non so nemmeno se in italiano è corretto, però sono davvero proprio carinissime. E poi calcio, si battono a calcio le squadre tra di loro. Teatro stanno preparando dei pezzi che metteremo in scena proprio la sera insieme a noi animatori nel musical finale di conclusione che stiamo preparando. Una bimba di 6 anni poco fa mi ha detto: Enza, glielo chiede a Rosetta se lo può allungare il Grest? Non ho avuto il tempo di raccontarglielo, però i bambini chiedono questo perché è bello stare assieme, perché c'è gioia, c'è armonia. C'è una condivisione di tempo, di vita che ti arricchisce e questo se fatto col Signore va ben oltre. Certo, allora Rosetta, non possiamo allungare questo Grest, però dobbiamo dire una cosa importante, che questo Grest rappresenta in qualche modo il prosieguo delle attività di catechismo. Certamente, noi siamo della parrocchia, parliamo di Cristo e non soltanto con le parole. Poi dice le parole, se c'è bisogno gliele aggiungi dopo, ma intanto con i fatti sono che tanti di noi, chi ha la famiglia, sta quasi 12 ore qui dentro e i ragazzi lasciano altre cose per venire qui a donarsi per i ragazzini più piccoli. Lasci indietro ragazzi che sono studenti, che vanno all'università, lasciano meno tempo allo studio, cioè lo fanno in una maniera più frenetica per dare ai bambini anche quel momento di gioco, di spensieratezza, ma ricordando di chi siamo figli. Ora il tema che noi abbiamo fatto quest'anno è la pace. Ci sono tanti punti di vista della pace. Regolarmente noi quando parliamo di pace pensiamo alla guerra, ma abbiamo tante guerre interiori che non sono meno pericolose, perché vediamo le famiglie che non hanno più amore, che non c'è umanità, lasciamo perdere Dio, ma già proprio manca l'umanità, a maggior ragione manca Dio, manca Cristo e manca la ricerca della pace. Salvo si doti, ciao salvo! Non vi sento, ripeto, non vi sento!